L'anno accademico 2022-2023 dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano Don Tonino Bello è stato inaugurato presso l'Aula Magna del Centro Mediterraneo di Cultura e Pastorale San Giovanni Paolo II, l'ex seminario in via Umbria a Lecce, alla presenza degli studenti, docenti e autorità civili e religiose. Un momento di approfondimento che richiama alla riflessione tutti, docenti e studenti, come si deduce dalle parole di Monsignor Michele Seccia, moderatore dell'Istituto. L'Istituto Scienze Religiose è nato per sollecitare la formazione e l'approfondimento della teologia, dare ragione della speranza che è in noi, questa è la fede. Ovviamente c'è una fede praticata, la devozione, la messa domenicale, c'è una fede che può essere approfondita. Pensiamo agli studi esegetici sulla Bibbia, pensiamo alla storia dei dogmi, pensiamo alla storia della Chiesa, alla teologia fondamentale, la rivelazione, come Dio si è fatto carne e è arrivato a noi. Ecco, ciò che trovo veramente di ammirevole, l'ho sempre detto da quando sono arrivato a Lecce, in questo istituto, è l'utenza, cioè coloro che si iscrivono a questo istituto, che finora nella mia esperienza il 90% di quelli che frequentavano l'istituto è perché più o meno aspiravano ad insegnare religione. Qui a Lecce quasi nessuno, se non quei pochi, che magari già insegnano, vuol dire che si ha fame e sete di conoscenza teologica, biblica, ascetica, e vediamo poi che i docenti sono tutti di alta qualità, perché quasi tutti hanno un dottorato, qualcuno ha la licenza, ma la maggioranza ha proprio per essere docenti stabili devono avere un dottorato. Allora voi capite come si alza la qualità dell'offerta, se possiamo parlare in questi termini dal punto di vista di istruzione, di scuola e quindi di un istituto a livello universitario. E se l'offerta è veramente un'offerta di valore, è logico che l'utenza c'è, la risposta c'è. Un momento anche di bilanci. Uno sguardo al passato recente per l'avvio di un nuovo anno con la stessa passione e impegno di sempre. Il bilancio dell'anno appena trascorso è positivo, abbiamo avuto una lieve crescita dei nostri iscritti da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo possiamo vedere come i percorsi di studio fanno approdare i nostri studenti verso esperienze qualificanti di crescita da un punto di vista sia spirituale oltre che culturale. E questo ci permette di guardare con fiducia al futuro, perché questa attenzione alle scienze teologiche, alle varie discipline che si interessano dell'approfondimento del dono della fede, diventa un segno anche di una realtà nella quale siamo posti, che non è insensibile a ciò che c'è di profondo nell'umano. La prolusione, dal titolo Sant'Agostino e la città di Dio, il rapporto Chiesa-mondo tra tempo ed eternità, a cura del professore Domenico Marafioti, teologo gesuita e già preside della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, ha rappresentato la complessità del messaggio del Santo, sottolineandone nello stesso tempo l'attualità. Proprio il rapporto tra la Chiesa e il mondo, questo problema è stato affrontato dal Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes, nella Costituzione Pastorale.
e quindi allora già nel XX secolo si è ripreso lo stesso problema che la questione aveva preso 16 secoli fa. Inoltre il Concilio Vaticano II ha fatto il decreto Nostra Aetate sulle religioni non cristiane. E anche Agostino si è confrontato con le religioni non cristiane del suo tempo, il paganesimo greco-romano. In questo senso la città di Dio, anche se nel tardo antico, il metodo è lo stesso, i contenuti sono diversi, la città di Dio può offrire degli spunti nuovi per impostare anche diversamente i problemi che noi non riusciamo a risolvere. Brani musicali eseguiti dal trio Anam, composto da Michele Nicolaci e Cristian Costantini al clarinetto ed Elisabetta Contaldo al fagotto, hanno allietato la serata e intrattenuto sulle note della musica classica gli ospiti. Gli ospedali, come le case di cura, si possono considerare un segno della fedeltà con la quale i discepoli di Cristo accolgono il mandato evangelico di curare i malati. Si è svolta così nella memoria liturgica di San Nicola da Mira Vescovo, conosciuto come benefattore e protettore soprattutto dei bambini, la prima messa e la consacrazione della piccola chiesa intitolata la Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa, realizzata all'interno del DEA, Dipartimento di Emergenze Acuti dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, nato per accogliere i reparti ospedalieri ad alta complessità di cure. La cappella raccoglie sulle vetrate le immagini dei santi più importanti e significativi, quali San Giovanni Paolo II, San Vincenzo de Paoli, Santa Luisa de Marillac, Santa Caterina Labourée, San Camillo de Lellis ed infine Santa Teresa di Lisieux. Questo spazio servirà soprattutto per sentire l'abbraccio di Dio nel dolore e nella sofferenza. È un luogo in cui gli ammalati, ma soprattutto gli operatori, cercheranno di rifugiarsi proprio nel Signore. Questa cappella è dedicata alla Vergine della Medaglia Miracolosa, perché laddove non arriverà la medicina e la scienza, possa arrivare la fede e l'abbandono in Maria, che è salute dei malati. La solenne celebrazione eucaristica per la dedicazione dell'altare e la consacrazione della cappella è stata presieduta dall'arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia. Ha partecipato alla liturgia il cappellano dell'ospedale Don Gianni Mattia. Presenti alla cerimonia anche il commissario straordinario di ASL di Lecce, l'avvocato Stefano Rossi, il direttore sanitario del nosocomio salentino, il dottor Carlo Sabino Leo, e la superiora delle file della Carità di San Vincenzo de Paoli, suor Rosanna Polverino. Presenti anche i membri di gruppi di preghiera, alcuni fedeli, alcuni pazienti con le loro famiglie, ma soprattutto i tanti camici bianchi, in prima linea durante il periodo Covid. Una liturgia, quella della dedicazione, che è stata scandita da alcuni importanti riti, a cominciare dalla preghiera di benedizione dell'acqua e l'aspersione dei fedeli, della cappella e dell'altare. La deposizione delle reliquie, dei santi all'interno dell'altare, cui è seguita la preghiera delle litanie, l'unzione dell'altare con il sacro crisma e l'accensione del braciere per farvi ardere l'incenso. Due suore della congregazione vincenziana hanno poi ricoperto con la tovaglia l'altare, che è stato preparato per la celebrazione eucaristica. In ogni ospedale c'è una cappella. In questo, che ormai è diventato un policlinico, c'è bisogno anche di altri punti di riferimento, perché ci sono tanti plessi, e anche per fare sentire la presenza del Signore accanto a chi soffre. E quelli che soffrono sentono alla presenza di Dio. Poi la cappellania, che come sappiamo è molto attiva, soprattutto nei confronti dei più piccoli, degli ammalati più piccoli, con le tante iniziative che Don Gianni promuove, non dico ogni anno, quasi ogni mese, e per essere e farsi sentire accanto concretamente con tutti i volontari, è sempre un motivo di gioia. Evitiamo questa parola, che può sembrare ironica, in un luogo di sofferenza e di speranza, di grande speranza, perché la malattia sia veramente un tempo e un'esperienza di passaggio per tornare a gustare la pienezza della vita. Dopo la realizzazione del DEA, si è pensato di creare uno spazio per incontrare Gesù, un luogo di preghiera e di ristoro spirituale, in cui il malato, il medico, l'infermiere o qualsiasi operatore incontra se stesso nell'amore e si fa amore per chi vive nel dolore.
e abbiamo trasferito il gruppo cuore, ma dobbiamo a breve trasferire neurologia, neurochirurgia e infine anche urologia. Il Covid purtroppo continua a condizionare le scelte organizzative, perché come voi ben sapete, e lo sentiamo anche dal suono delle sirene che in città purtroppo ogni giorno ci accompagnano, i contagi sono tanti, i ricoveri continuano a essere tanti, e questo luogo, la cui inaugurazione è stata condizionata in epoca Covid, perché voi sapete che avendo questa struttura pronta e disponibile, giustamente è stata dedicata al contrasto alla pandemia, continua a essere condizionato dal fatto che abbiamo ancora tanti ricoveri che sono qui allocati. Il lavoro di riorganizzazione è complesso, ovviamente non è finito, il fatto però di aver portato qui il gruppo cuore è stato un grande passo avanti, e oggi godiamoci anche l'inaugurazione della cappella e ringraziamo il nostro vescovo perché sta venendo qui a celebrare la funzione. Come le sale operatorie, anche qui si opera un intervento significativo, cioè quello di toccare il cuore di Dio, perché nel dolore ci faccia sentire il suo braccio e nella sofferenza possiamo essere fonte di guarigione per tutti. La comunità ospedaliera è innanzitutto una famiglia nella quale il dolore e la speranza si sperimentano continuamente. È un luogo in cui l'umanità sofferente è accompagnata dalla presenza del personale che non è estraneo al dolore. Da diverse settimane, dopo numerosi comunicati, è balzata agli occhi di tanti la notizia dell'albero di Natale, realizzato con la tecnica all'uncinetto a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, da alcuni volontari della parrocchia San Giovanni Bosco. Sicuramente il desiderio è quello di ripartire in questo Natale, di vivere un'esperienza di novità. Dal punto di vista religioso, questa novità ovviamente è nata dalla nascita di Gesù, che rappresenta l'anno zero per l'umanità intera, rappresenta un nuovo inizio, perché con Gesù, con il Verbo che si fa carne e che quindi diventa persona come noi, allora ci permette di comprendere che in fondo questa persona nuova può esserlo anche ognuno di noi. L'albero ha cominciato a prendere vita all'inizio del mese di febbraio, quando una vera e propria squadra si è messa al lavoro in maniera coordinata e con grande passione per realizzare i pezzi fatti con la tecnica della maglia alta e della catenella. E dopo una partecipata campagna sui social, tanti volontari da tutta Italia hanno contribuito alla realizzazione delle numerose piastrelle. Anche quest'anno abbiamo collaborato con la parrocchia per realizzare questo evento e l'abbiamo realizzato in una maniera ancora più bella rispetto allo scorso anno, perché insomma l'albero è ancora più maestoso, ancora più bello, anche il colore dall'idea di quello che oggi noi avvertiamo come un senso importante, qualcosa di rilevante, un senso di pace fondamentalmente. Purtroppo lo scorso anno, quando abbiamo vissuto l'accensione dell'albero, pensavamo al Covid come la fine di un percorso negativo e invece ci siamo ritrovati dopo 2 mesi a vivere la guerra e ancora oggi in questo contesto così difficile. Per il territorio è importante, perché il paese sta piano piano riacquistando dei valori rilevanti, e stare qui in piazza tutti insieme per questo momento con tante persone che sono venute da ogni dove per vivere questo momento veramente rilevante, come sindaco mi orgoglisce. Devo ringraziare la parrocchia e tutti coloro i quali hanno collaborato per realizzare questo evento, perché è qualcosa veramente di indubbio spessore. Una volta realizzata la tela con le piastrelle 15x15 di lana acrilica bianca, solo 4.000 da San Pietro e 1.500 dalle varie regioni d'Italia, quest'anno in piazza sarà possibile ammirare una capanna, costruita con materiale riciclato, che accoglierà la Natività, e diversi pacchi regalo che insieme all'illuminazione renderanno magica l'atmosfera natalizia. L'esperienza di condivisione con altri paesi è stata positiva al massimo, anche perché noi non pensavamo che tutta Italia, isole comprese, rispondesse al nostro appello. È stato bello perché hanno mandato anche oltre le piastrelle dei biglietti augurandoci che tutto vada bene e che anche un pezzetto della loro terra è presente anche a San Pietro Vernotico. L'albero è stato inaugurato domenica 4 dicembre e all'evento, presieduto da Don Alessandro Mele, parroco di San Giovanni Bosco, ha preso parte il sindaco Pasquale Rizzo e la giunta comunale. In piazza erano presenti moltissimi cittadini di San Pietro e dalle varie province della regione.
Nei due interventi, Don Alessandro e il sindaco hanno espresso parole di apprezzamento e ringraziamento per lo svolgimento dell'opera. Infatti, le tre parole utilizzate con maggiore frequenza nei due interventi sono state impegno, generosità e sacrificio, che insieme si possono sommare allo spirito di comunità. È stato presentato nel Palazzo Arcivescovile di Lecce il cartellone di eventi natalizi promossi dall'Arcidiocesi di Lecce e dalla Fondazione Splendor Friday con il supporto della cooperativa Artwork. L'Arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia, si è soffermato sull'importanza di queste iniziative che aiutano a vivere intensamente il Natale. Anzitutto c'è il messaggio «Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà». Ebbene, gli uomini di buona volontà fanno festa, si rallegrano e vogliono che questo clima natalizio, attraverso la liturgia e oltre la liturgia, possa destare non solo ricordi di infanzia, ma consapevolezza di come vivere il Natale oggi. Ecco tutte le iniziative che nella diocesi sono non solo accolte, ma anche promosse, sollecitate, perché sotto diversi aspetti, da quello artistico a quello, diciamo, di rappresentazione, di manifestazioni di diverso tipo, come quelle musicali, di canzoni magari del latino tradizionale o anche moderne, perché riscopriamo sentimenti antichi e devozione nuova, non devozione antica e sentimenti così aggiornati, no, no. La devozione nuova, cioè quella fede che nasce dal risvegliare in noi ricordi che forse sono diventati coreografia e invece è la sostanza della nostra vita. Dio si è fatto carne perché la carne dell'uomo trasmette ancora Dio al mondo intero. Buon Natale a tutti. Il programma si svolge in collaborazione con le parrocchie e vede anche la partecipazione del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, della Fondazione Nella Notte della Taranta, della Oles Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, degli istituti scolastici Cosimo De Giorgi e Ascanio Grandi di Lecce, delle società Atti Fest e Benarte. Inoltre, la rassegna di concerti di Natale Lecce Barocco Festival è inserita nel programma di eventi in collaborazione con la Regione Puglia e Puglia Promozione, come ha raccontato il presidente di Artwork, Paolo Babbo. Il Natale che arriva ci ha invitato a preparare una massima accoglienza per i turisti e anche per i leccesi che verranno in Piazza Duomo e che avranno il gusto di partecipare a tutta una serie di concerti che abbiamo potuto organizzare grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Lecce Tito Schipa e che gode della co-branding della Regione Puglia e di Puglia Promozione, che ha proprio dato l'input a tutti quanti noi per delle attività nel periodo natalizio che possano dare soddisfazione, che possano dare accoglienza ancora migliore ai turisti che sperabilmente verranno a Lecce. In programma un ricco calendario di concerti, ma anche un videomapping e l'esposizione di un capolavoro barocco nel Palazzo dell'Antico Seminario. L'obiettivo è quello di ampliare l'offerta culturale sul territorio di Lecce e fruire del patrimonio culturale ecclesiastico, come ha spiegato Monsignor Antonio Montinaro, presidente della Fondazione Splendor Fidei. Ecco, allora sono lieto di presentare tutto questo programma così ricco che viene proposto sia dalla Diocesi di Lecce, come anche dalla Fondazione Splendor Fidei e con il supporto di Artwork. Ecco, innanzitutto c'è questo videomapping, un nuovo videomapping sul tema natalizio che verrà proiettato poi ogni sera nel chiostro dell'antico seminario. E poi tutti questi concerti sono numerosi, sia quelli che saranno realizzati nella cattedrale, in Santa Croce, in Santa Chiara, in Sant'Irene, ecco c'è un vasto programma. E naturalmente una ulteriore
occasione che viene proposta a livello culturale, naturalmente per tutta la nostra diocesi, ma anche per tutti i turisti, per tutti coloro che si affacceranno in Piazza Duomo nel periodo natalizio, ad ammirare il presepe che il Comune, come gli altri anni, ha voluto realizzare in Piazza Duomo. Invito tutti a poter gustare e vedere quanto ci verrà proposto anche in musica.